Fabrizio Innocenti, presidente Vivi Alto Tevere San Sepolcro, una bella serata di presentazione qui in Piazza Torre di Berta. È una serata che tutti gli anni facciamo, con l'eccezione dello scorso anno, dove diciamo festeggiamo l'inizio della nuova stagione. È una serata piena di allegria, di entusiasmo, con tanti ragazzini che ci fanno per sperare anche per il futuro. Hai parlato di entusiasmo e veramente si respira quest'anno, forse più degli altri anni, senza nulla togliere al passato. Certo, e quest'anno c'è stata questa enorme delusione e dispiacere per quello che è successo, e da questa delusione, chiaramente, da tutte le cose negative poi vengono fuori quelle positive, quindi siamo riusciti a ricreare un gruppo di lavoro ricoinvolgendo le persone e speriamo appunto che questo entusiasmo iniziale duri tutto l'anno. Sul campo la stagione è cominciata bene con la vittoria d'Arezzo, domenica il campionato, ma che stagione possiamo aspettarci dai colori bianconeri? Siamo una squadra collaudata, con un innesto di due ottimi giocatori, diciamo gli adulti, che sono Essu, sì, che è tornato, e Mattia Gennari, che dopo 3 anni di C1 è tornato a San Sepolcro. Quindi diciamo il telaio c'è, l'amalgama ormai c'è, quindi molte volte le fortune e sfortune dipendono anche da un palo, no? Quando fai palo dentro vinci, palo fuori non vinci, quindi noi speriamo che questi pali spesso si trabuttino in gol. Non solo prima squadra, perché è davvero bello, possiamo dire, vedere sfilare tanti ragazzi, tanti appartenenti al settore giovanile. Ma è stata una soddisfazione. L'anno scorso ero in tribuna ad Arezzo, fece una questa considerazione: noi avevamo su 20 giocatori 17 giocatori del nostro settore giovanile, e l'Arezzo, non per fare un paragone con l'Arezzo perché porto questo esempio, avevano 2 giocatori dell'Arezzo, tutti gli altri fuori. Quindi penso che l'Inter Rionale, se vuol sopravvivere, deve impostare sulle persone locali o dell'Interland, diciamo, della città. Davide Mezzanotti, è partita questa nuova avventura, quali sono le tue sensazioni, le tue motivazioni anche dopo queste prime apparizioni? Bisogna dare il massimo. Questa maglia ti entra un po' nella pelle, è una maglia dove tu combatti. Io ho giocato, per mia fortuna, nel Toro del Philadelphia, dove tu entravi lì dentro e la maglia ti entrava nel cuore, e questa maglia ha lo stesso sapore, ti entra dentro e tu combatti per questa maglia. Quindi noi dovremmo fare grandi cose per i colori bianconeri. Che atmosfera si respira? Perché sembra esserci entusiasmo. Ma c'è sempre entusiasmo, è una squadra che ormai io conosco da tempo, e l'ho allenata, ci ho giocato insieme, l'ho costruita, c'è tanta voglia di far bene, poi bisogna dimostrarlo naturalmente, però l'entusiasmo è quello che fa la differenza e noi ne abbiamo. Siamo già arrivati al momento della prima partita di campionato contro il Villa Biagio, che esordio ti aspetti? Sarà una partita difficile, Villa Biagio è una buona squadra, è un campionato difficile quest'anno, un girone infernale dove noi dovremmo essere veramente bravi a far vedere il nostro valore. Sono convinto che lo possiamo fare, gli obiettivi vanno messi in fila sempre, la salvezza è il primo obiettivo, una volta raggiunto un obiettivo ti deve proporre un altro, e noi per porci un altro obiettivo dobbiamo prima raggiungere la salvezza, poi parleremo. Siamo una scuola giovane, a me piacciono i giovani, sia l'Agia ma i Cappini, Tavernelli, Volpi, sono giocatori comunque, Arcaleni, Bracalenti che rientrerà, ne ho tante di frecce nei giovani. E sicuramente la cosa più importante sono, tra virgolette, i vecchi, per modo di dire, perché ho di 93, 92, di 89, che non si può dire vecchi, però che stanno facendo vedere che cos'è lo spirito del San Sepolcro. E a capo di tutti metto Chiasserini, Gorini, Marinelli, i capitani li chiamo io, che stanno facendo vedere a questi ragazzi cosa vuol dire indossare questa maglia. Andrea Chiasserini, il simbolo, possiamo dire, della continuità di San Sepolcro, da San Sepolcro Calcio a Vivi Alto Tevere San Sepolcro, non cambia il capitano, non cambiano le motivazioni. Diciamo che il passaggio c'è stato a livello societario, a livello di nome, però per il nostro gruppo non cambia nulla e le motivazioni sono sempre più dell'anno precedente. Con il ritorno di Mezzanotti, che voi conoscete,
conoscete bene. Sì, benissimo direi. Quindi ecco, le motivazioni diciamo che sono alte anche per questo, visto che gli anni che comunque c'è stato lui abbiamo sempre fatto bene e speriamo di poterci ripetere. La coppia è andata bene, ora si comincia con il campionato, una gara subito insidiosa. Sì, stanno bene, hanno vinto in coppa contro anche delle squadre importanti, quindi sì, la coppa bene, Arezzo abbiamo vinto, ma quello che conta è domenica. È un campionato molto difficile, sono campi difficili, quindi in trasferta sarà sempre difficilissimo, quindi bisogna prima arrivare alla salvezza, poi possiamo divertirci. Ultima cosa, tanti giovanissimi questa sera con tutte le squadre del settore giovanile, tu che hai fatto tutta la trafila e che sei stato tra i più applauditi sul palco, cosa ti senti di dire a questi giovani calciatori? Ma guarda, io mi sento di dire che quando ero qui al posto loro il mio sogno era quello di arrivare in prima squadra per poi andare magari a fare il calciatore professionista, quindi suggerisco di non abbandonarlo mai e di non perdersi mai, perché l'occasione può sempre arrivare senza smettere di crederci.